Essendo esplosa la mia passione per Star Wars negli ultimi anni, ci tengo molto a mostrarvi questo volume intitolato Guerre Stellari, Le Guerre Stellari, con all'interno la prima stesura della sceneggiatura originale di George Lucas. Vi faccio notare l'edizione Panini Comics, che è veramente elegante, con rifiniture in stoffa, e vi mostro nei dettagli sia la copertina sia alcune tavole interne. Beh, oltre alla consueta apertura e certe straordinarie illustrazioni, vi faccio notare che il tratto di questa graphic novel è realistico perché punta a creare un effetto quasi cinematografico. E infatti, sfogliando le tavole, sembrerebbe quasi essere di fronte a uno schermo televisivo. E i personaggi sono completamente diversi da quelli che conosciamo, li richiamano in certi dettagli, in certi particolari, anche nei nomi, ma non sono quelli conosciuti in Star Wars, il film. È molto bello perché ti porta a fare dei confronti. Per esempio, questo personaggio è Darth Vader, ma non è un Sith. E lui non è Obi-Wan Kenobi, però è un Jedi. Andando avanti, mostrandovi alcuni disegni, arriviamo qui dove fa la sua apparizione Han Solo. È inguardabile, questo sì, lo ammetto, perché quando tu pensi a Han Solo non ti puoi separare dall'idea di Harrison Ford. Per il resto, come potete vedere, sembra essere in Star Wars, ma la storia è completamente diversa, anche perché sembra più trovarsi in mezzo a un minestrone delle idee di George Lucas, poi ripulite e riadattate per essere in modo più lineare. È piacevole. Alla fine del volume sono inseriti alcuni extra che servono per confrontare anche i personaggi, i protagonisti principali con quelli del film. Qui abbiamo per esempio un certo Anakin che solo per il nome richiama il famoso Darth Vader. Lui sembra Luke Skywalker, ma non lo è, perché in questo caso Luke Skywalker è lui. Ve l'avevo già mostrato. Qua addirittura c'è una scena con un pugno alla principessa, cose del genere, diciamo, era anche un po' spinta. E per finire il volume è interessante perché oltre a contenere tutto questo materiale, altre cover speciali, contiene altre pagine di sceneggiatura, ma quelle veramente originali, non create appositamente per la graphic novel. E come leggiamo qui, sono state realizzate da Scott Collins e consegnate a George Lucas per ottenere via libera al progetto. Cosa dobbiamo dire alla fine? Vi ricordo che questo è il mio primo video ufficiale per YouTube, e quindi sto improvvisando completamente. Il prezzo è 24 euro, un cartonato con dei contenuti esclusivi su del materiale prezioso soprattutto per chi ama Star Wars. Perciò è impossibile farne a meno. Se amate Star Wars, l'universo di George Lucas, è qui dentro che troverete l'embrione che ha dato vita a tutto quello che poi continua ad essere. Per esempio, adesso sto leggendo Star Wars Aftermath, che è un libro canonico. Invece qua ci troviamo nella serie Legends, perché non può rientrare nel canone, considerato che è un universo, è da prendere come se fosse un universo alternativo. Io vi ringrazio per la visione.
spero di mostrarvi ulteriori fumetti nei prossimi giorni.